Dopo la morte di Ines, arriva Berta che si occuperà del piccolo Beltran e che presto diventerà il nuovo amore di Bosco. Berta però ha gravi problemi psicologici. Francesca comprenderà che Berta è pazza quando la sorprenderà a litigare con la sorella morta, convinta di averla davanti a sé. Allora la Montenegro assicurerà a Berta di proteggerla dalla sua gemella, ma in cambio lei dovrà convincere Bosco a trasferirsi alla villa. Francesca in seguito scoprirà dal passato della giovane che in passato è stata violenta con dei bambini, e dopo ciò la signora deciderà quindi di liberarsene non appena Bosco si sarà trasferito da lei. Il figlio di Tristan deciderà di trasferirsi dalla Montenegro e Severo tenterà di impedire ciò andando a parlare con Berta, con cui avrà una dura discussione. Quando giungerà Bosco, prenderà le difese dell'amata. Francesca confesserà a Mauricio di volersi liberare di Berta per tenere al sicuro Beltran, non sapendo di essere ascoltata dalla giovane. Quest'ultima chiederà piangendo a Bosco di andare lontano insieme. Insospettito deciderà quindi di indagare e troverà nelle cose personali di Berta la foto intera con la sorella che lei aveva detto fosse strappata. La Montenegro, preoccupata, mostrerà la cartella clinica della giovane a Bosco. Quest'ultimo subito dopo scoprirà che intanto è fuggita con Beltran. Rosario avvertirà subito che la giovane è tornata all'Eral. Così Bosco la raggiungerà e dietro di lui anche Francesca con una pistola. L'uomo cercherà di dissuaderla per riuscire a prendere il figlio. In quel momento giungerà la Montenegro che sparerà per errore a Bosco. Berta poi cercherà di uccidere Francesca, ma il suo protetto riuscirà a recuperare la pistola e colpirà la giovane. La Montenegro correrà subito dal nipote che le chiederà di non sentirsi in colpa e di dare Beltran ad Aurora. La donna griderà poi dal dolore e Bosco morirà tra le sue braccia.